Papà Tony sta tirando fuori tutta la coperta. No, guarda. Se ne deve andare al rifugio. No, se ne deve andare in una famiglia. Però se vedono un video in cui tu svuoti le coperte, non ti adotterà mai nessuno. Si propone biondina. Volendo anche fragolina. Guarda che arriva. 8? Che gabbia di matti. Ma che c'è? Ma che c'è? Chi è? Tu dormi vicino a papà Tony? Esci. Vabbè, ma io che faccio? Io che faccio? Mi stace bello il pigiama, biondina. Quanto sei contenta tu? Papà, mi tiri su? No, giù. Dov'è? Di là, non è ora di questo. Otto, che cosa stai facendo tu? Ha detto Otto che devi fare silenzio. Fate silenzio che ha sonno. Stace, dorme, sì. Non ha la peste? Guarda. No, guarda che fa. Io guardo biondina, la tua nuova fidanzata. Nuova. Papà. La sirenetta sta mangiando. Come mai ci sono pezzi di coperta dappertutto? Tu ne sai qualcosa? Guarda quello. È svenuto così. Stava mangiando la coperta e gli ha preso un abbiocco, come si direbbe a Roma. Gli ha preso l'abbiocco, gli ha preso. Guarda, si è addormentato. Con la coperta in bocca. Ma che è morto, no? È morto all'improvviso, un attimo. Stava benissimo. Papà, le tue fidanzate sono pronte per dormire, guarda un po'. Ora giocano un po', guarda. Com'è cambiata questa? Come la Nanà? Nanà l'abbiamo chiamata. Sì, era Nana, ma Nanà è più elegante. Beh, diciamo che noi biondina l'abbiamo portata con noi da quando è partita sua sorellina Moretta. Per non farla sentire sola, ora con questa nuova sorellina di solo non si sente più di certo, no. Otto si sente da solo quando se ne va. Ma che gli importa, lui c'ha la coperta. No, guarda qua come dorme. Guarda.